Esposio, direttore creativo, titolare di Nascent Design. Perfetto, allora, il tema è l'informazione che quest'anno trattiamo. Volevamo appunto capire, innanzitutto, per avere un'informazione che è immediata, fruibile, secondo te tra una parola, una spiegazione di una di un'informazione che vogliamo dare e un'immagine che può arrivare a essere il simbolo, quale tra le due ha maggiore potere comunicativo? La parola è importante, ma l'immagine lo ha sempre, ha un valore e una potenza comunicativa sempre maggiore. In realtà nessuna delle due è più importante dell'altra, è l'insieme, la sinergia tra i due elementi che crea l'efficacia di un messaggio, di una comunicazione. Devo dire che il lavoro è proprio quello di riuscire a creare un meccanismo sinergico e un circolo virtuoso tra questi due elementi. E nel discorso della sintesi, quindi informare un consumatore che è annoiato e sempre di corsa, come e su che cosa puntare perché un prodotto che noi dobbiamo pubblicizzare abbia la meglio su un altro prodotto? Allora, in realtà non è tanto l'immagine uno strumento più efficace rispetto alla parola, sono due strumenti che vanno usati in momenti diversi. L'immagine è fondamentale in un momento magari più iniziale di coinvolgimento, più immediato, perché è più immediata, di contatto. La parola serve poi per elaborare un meccanismo di engagement che evidentemente l'immagine riesce a fare in maniera molto più efficace e sintetica. Okay. È anche vero che oggi la gente non ha tanto tempo, per cui la parola richiede più tempo. E per cui evidentemente l'immagine acquista un ruolo maggiore proprio perché riesce a essere più immediata nelle sue però io penso anche che l'utente è anche più sgamato, quindi alla fine vuole capire qual è la reale differenza di un prodotto rispetto a un altro, sì, al di là del primo. Sì, ma non si affida alla pubblicità per avere queste informazioni oggi, si affida a internet. Si affida ad altri strumenti, si affida al passaparola, si affida a meccanismi che in realtà non è più la voce dell'azienda che vuole il prodotto, quello a cui si fa riferimento e di cui ci si fida. Per chiudere, nella costruzione di un progetto comunicativo, secondo te si ragiona sempre agenzia creativa, azienda, l'utente come nuova entità può essere un partner per l'agenzia? E per pensare un nuovo progetto comunicativo, sino in un discorso appunto di informazione che deve essere aperta. Ma il cliente, l'utente, le persone dovrebbe essere un partner dell'azienda e di conseguenza l'agenzia dovrebbe essere un vero partner, non un fornitore dell'azienda. Cosa vuol dire? Che le aziende devono imparare ad ascoltare veramente, a conoscere veramente, a capire sempre meglio le persone là fuori, che sono proprio perché sono persone informate e preparate e consapevoli e non si fanno più, come dire, fregare, abbindolare da messaggi pubblicitari che poi non corrispondono veramente a quelle che sono le reali intenzioni o le aspettative. E di conseguenza queste informazioni devono essere poi trasferite in un meccanismo di coinvolgimento collettivo con le agenzie, i creativi, i designer che devono saperle elaborare queste cose in un output che poi deve funzionare, che non è un output che deve funzionare solo per l'azienda, ma deve funzionare soprattutto per il fruitore finale. Quindi comunque l'agenzia e l'azienda non temono più il giudizio dell'utente? No, anzi, non devono temerlo, ma lo devono in qualche modo incoraggiare e sentire e in qualche modo inserire sempre di più all'interno dei propri processi di valutazione, processi creativi e di conoscenza, di comprensione. Perfetto, grazie. Prego.